Bene, ora vi parlo di un concetto molto semplice ma molto importante da capire. Il concetto è questo: io ovviamente devo mangiare bene. L'importanza di imparare a mangiare e rivolgersi a uno dei nostri nutrizionisti, alimentaristi, eccetera, va sicuramente molto bene e loro sono molto bravi e vi daranno tutte le indicazioni necessarie per realizzare una dieta ottimale in base alla vostra situazione specifica. Ovviamente l'alimentazione non è uguale per tutti e l'alimentazione cambia molto in base alla condizione di assimilazione. Una cosa che moltissime persone fanno come errore è quello di preoccuparsi tantissimo della dieta, ma non si preoccupano assolutamente dell'assimilazione. Quindi cosa succede? Se io ho un imbuto con una bocca stretta così e ci metto dentro una roba così, quella lì non passerà, tracimerà e mi sporcherà tutto e quindi mi inquinerà. Quindi io non devo avere una bocca piccolina così, devo avere una bocca più larga possibile, proporzionata per quello che vado a mettere dentro, anche perché il mio organismo ha bisogno di molto poco, si sta parlando di quantità ridicole che ha bisogno una persona normale con la vita che si fa oggi, col poco movimento, eccetera. Quindi, se io butto dentro tanta roba, il rischio è solo di intossicazione anche con roba di alta qualità, anche se mangio vegano, vegetariano, se mangio crudista, se mangio roba freschissima appena raccolta. Il problema è che se non assimilo e non ho un intestino eubiotico, cioè ricco di batteri buoni, di qualità che mi consentono di assimilare, e privo di parassiti e privo di micosi, la mia condizione assimilativa è estremamente scarsa, quindi non dovrò pensare a mangiare, ma dovrò pensare a depurarmi, dovrò pensare a fare diete in senso di assenza di cibo e magari bevendo e cercando di assimilare. Quindi se io voglio ottenere degli ottimi risultati da un'alimentazione corretta, la prima cosa che devo fare è quella di mettere a posto perfettamente l'assimilazione e col test di contrazione voi sarete sempre sicuri della vostra condizione ideale di assimilazione e potrete valutare le dosi alimentari che voi farete, perché col test di contrazione potrete vedere se avete bisogno, potete mangiare 30, 40, 50, 100 grammi di roba di quel determinato cibo e soprattutto se quel cibo va bene anche con un altro cibo e mettete nello stesso pasto. Quindi questo è estremamente importante da capire, se no tutte quelle persone vengono da me e mi dicono: ma io mangio bene. Quando io tiro fuori questa questione, si rendono conto tutti che mangiano non correttamente, non perché mangino male, perché alcuni sono addirittura molto più maniacali di me, ma il problema è che non assimilano. E se l'assimilazione non è in ordine, l'intossicazione è garantita. Quindi cercate di mettere sempre al primo posto l'assimilazione, cercate di avere un intestino biotico, imparate a fare il metodo MC e divulgatelo alle persone alle quali volete bene.